Resident Evil Village è finalmente in dirittura di arrivo sulla maggior parte delle piattaforme, il 7 maggio 2021. L'atteso nuovo capitolo della ventennale saga Capcom è chiamato a replicare gli ottimi risultati del precedente episodio. Gli sviluppatori hanno optato per una nuova strada, nonostante le ottime vendite di Resident Evil 5 e 6. Si è quindi ritornati a un'ambientazione più claustrofobica, con più enigmi e una minor disponibilità di armi, passando contestualmente dalla visuale in terza persona alla prima. Il cambiamento ha dato il via al nuovo corso che proseguirà in modo del tutto simile con questo ottavo episodio. Per aiutarvi a fare una scelta, oggi analizzeremo i 6 motivi per valutare l'acquisto di Resident Evil Village, suddivisi in due video. 3 buoni motivi per dare fiducia all'ultimo capitolo della saga Survival Horror di Capcom e 3 motivi per decidere di non farlo o aspettare un'offerta a prezzo ridotto. In questo video vediamo i pregi dell'ultima promettente fatica di Capcom. In descrizione trovate già il link all'articolo testuale per leggerli subito tutti e 6. Uno dei motivi più interessanti per giocare a Village fin da subito è sicuramente la trama. In seguito all'apertura di un nuovo arco narrativo del capitolo precedente, Capcom porta avanti la storia di Ethan Winters e della moglie Mia, in quella che secondo i leaker è destinata a diventare una trilogia. Dopo un periodo di tranquillità successivo alle vicende di Resident Evil 7, Ethan si scontrerà con Chris Redfield, apparentemente passato dalla parte dei cattivi. Il nuovo protagonista partirà alla volta dell'Europa orientale per salvare sua figlia Rosemary, finendo per combattere vampiri e licantropi, giusto per non farsi mancare niente. Gli sviluppatori hanno imbastito una trama ancor più corposa, ambiziosa e coinvolgente di quanto hanno fatto in precedenza con la famiglia Baker. Interessante è la dichiarazione che ha rivelato come alcuni membri dello staff Capcom, impegnati su altri progetti, siano stati interpellati per valutare il gioco. Il team di sviluppo temeva di esagerare con alcune scene horror e ha quindi cercato dei pareri da un punto di vista esterno. In questo gioco avremo a che fare con spazi più aperti e un maggior numero di personaggi, dato che nel villaggio, che dà nome all'opera, sono presenti alcuni superstiti con cui collaborare in nome della sopravvivenza. Come è sempre esemplare è la cura con cui Capcom replica fedelmente i luoghi in cui vengono ambientati i Resident Evil. Ecco quindi che troviamo il cognome Dimitrescu tra i più diffusi in Romania in passato. Stessa cura per l'architettura, per alcuni nemici ispirati al folklore locale e per la valuta presente nel gioco, il euromeno. Lo stile di gioco è rimasto pressoché uguale a livello di gameplay ed enigmi, ma è stata migliorata ed ampliata la funzione di crafting, così da aggiungere un elemento strategico in più. Grazie all'impiego del Resident Evil Engine, Village è bello da vedersi su vecchia e nuova gen. Ottimo l'audio 3D, ormai punto saldo della serie, che aumenta l'immersione del gioco e permette di rilevare i nemici. Resta da verificare la qualità dell'opera sul lungo termine, ma al momento non possiamo che dare piena fiducia a Village. Village pesca a piene mani dall'immaginario e da alcuni spunti di gameplay di Resident Evil 4, ma questo è da considerarsi un punto a favore. Il capitolo spagnolo è senza dubbio il più amato della seconda trilogia, un ibrido perfetto tra action ed enigmi tipici dei primi Resident Evil. Il primo elemento che troviamo nel nuovo gioco è l'ambientazione iniziale, ci muoveremo infatti in un villaggio pieno di nemici. Ben nascosti troveremo anche numerosi abitanti, sopravvissuti a vampiri e licantropi. È abbastanza inusuale trovare tanti NPC in un Resident Evil, ma potrebbe rappresentare un'interessante novità. A seguire ci sposteremo nel castello Dimitrescu, forse la location più interessante tra quelle svelate finora. Così come nel quarto capitolo, la sfarzosità degli ambienti non ostacola affatto la creazione di situazioni spaventose per il giocatore. A capo della struttura vi è poi l'affascinante Lady Dimitrescu, una vampira alta quasi 3 metri, capace di catalizzare l'attenzione dal primo filmato in cui è stata mostrata. A livello di gameplay ritroviamo la divertente valigetta a caselle in cui sistemare armi, munizioni e cure, un elemento che è capace di rappresentare un gioco nel gioco. Altra feature ispirata a Resident Evil 4 è il mercante da cui poter comprare oggetti utili e potenziamenti. In questo episodio sarà il Duca ad aiutarci, un simpatico personaggio situato in punti prestabiliti della mappa. Infine ritroviamo i mercenari, una modalità arcade dedicata a chi vuole un sano sparatutto senza tempi morti,
Questo minigioco, basato sul miglior punteggio realizzato in un tempo limite, debuttò in Resident Evil 3 Nemesis. Venne però particolarmente apprezzato a partire dal quarto capitolo, con la definitiva svolta action della saga. Dopo la triste storia della famiglia Baker, in questo gioco troveremo dei nuovi nemici, ben caratterizzati e ricchi di carisma. Oltre ai Dimitrescu, rappresentati dall'affascinante vampira citata poco fa, ci saranno altre tre casate con rispettive tipologie di mostri da fronteggiare. Tra questi figura Heisenberg, uno dei primi personaggi rivelati, fratello della gigantessa e capo dei licantropi. Ironicamente, il suo aspetto ricorda il famoso personaggio Van Helsing, cacciatore di vampiri in numerose opere letterarie e cinematografiche. Ethan sarà suo prigioniero prima di finire nel castello Dimitrescu. Le famiglie Moreau e Beneviento sono invece composte da tritoni e ghoul. I primi vivono in un bacino idrico nei pressi di un vecchio villaggio di pescatori. Il loro patriarca, Salvatore, nasconde gran parte del suo corpo deformato sotto un mantello. Nel bacino vive anche una creatura mutante simile a Del Lago, di Resident Evil 4. Donna Beneviento e i suoi fantasmi risiedono in una tenuta ai confini del villaggio, completamente avvolta dalla nebbia. La padrona è vestita a lutto, tiene il viso coperto e parla come un ventriloquo grazie a Angie, un'inquietante marionetta posseduta. Tutte le casate fanno riferimento a una certa madre Miranda, venerata dai nemici ma anche dagli abitanti del villaggio come se fosse una divinità. Di lei non si sa nulla, ma sembra in procinto di realizzare un terribile rituale tramite la figlia di Ethan. L'ottavo capitolo della saga si lancia quindi nell'esoterismo e nel sovrannaturale più estremo. Le varie creature sono un bel passo in avanti rispetto agli anonimi micomorfi di Resident Evil 7. Ci aspettiamo comunque una spiegazione logica e scientifica a tutte queste aberrazioni, come da sempre ci ha abituato la serie. Non a caso, nel centro del villaggio è inciso su pietra il simbolo dell'Umbrella Corporation, più precisamente nel punto di congiunzione tra le residenze delle quattro casate. È qui da molto tempo, da prima ancora che la suddetta azienda venisse fondata. Che sia il momento di scoprire nuovi retroscena sulla multinazionale senza scrupoli che ha dato il via a tutto? Questi sono i 6 motivi che noi di Videogiochi Italia abbiamo raccolto per guidarvi all'acquisto di Resident Evil Village. Non vediamo l'ora di poter mettere le mani sull'ultima fatica di Capcom e farla pagare a vampiri licantropi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi con la campanella delle notifiche attivata. Vi invitiamo a vedere anche l'altro video in cui evidenziamo i difetti del gioco. In descrizione trovate il link per leggere subito l'articolo completo. 6 motivi in totale, 3 per acquistare Resident Evil Village e 3 per non farlo, con la speranza vi siano d'aiuto. Un saluto e alla prossima!